Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. Vediamo subito i titoli di oggi. Prima uscita pubblica per Attilio Fontana dopo le dimissioni di Letizia Moratti, è chiara la sua svolta a sinistra, io sarò il candidato unico del centrodestra, le parole del presidente Lombardo. Protesta sciocca al centro per rimpatri di via Corelli, un tunisino di 30 anni si è cucito la bocca con il fil di ferro, si trova lì nonostante abbia in Italia moglie regolare e un figlio. Sono state sgomberate le case aree occupate abusivamente in via Bolla, un maxi intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco per liberare lo stabile dopo 11 anni. Meno di 300 medici non vaccinati a Milano potranno tornare al lavoro grazie alle decisioni del governo, ma l'ordine interviene duramente, il vaccino è un dovere etico. Provvedimento del governo Meloni sui rave party lascia perplessa la UIL, secondo il sindacato la politica dovrebbe avere maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. C'era grande attesa oggi per il primo intervento pubblico del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dopo le dimissioni con polemica della sua vice assessore al welfare Letizia Moratti. A margine di un evento le parole del presidente sono state dure e nette, sentiamolo. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, appare per la prima volta in pubblico dopo il terremoto scatenato dalle dimissioni della sua vice assessore al welfare Letizia Moratti, una decisione presa, secondo la Moratti, a causa del venir meno del rapporto di fiducia con la Giunta e con i provvedimenti presi dalla stessa Giunta, soprattutto quello riguardo al reintegro dei medici Novax. Per Moratti, infatti, è stato proprio questo il punto di rottura, anche se Fontana nega che ci siano state delle discussioni. No, assolutamente nessuna discussione. Mi aveva chiesto ieri mattina se intendevo aderire alla decisione del governo e avevo detto di sì, anche perché si tratta comunque di numeri assolutamente risibili, di numeri però che anticipavano, oltretutto era una decisione che anticipava di qualche mese, un mese e mezzo, poco più di un mese e mezzo, quasi due mesi, una decisione che era già stata presa del fatto che comunque sarebbero stati reintegrati, per cui non mi sembrava una cosa così importante. Attilio Fontana ha confermato anche che secondo lui quella della Moratti è stata una decisione che inevitabilmente punta a sinistra. Era abbastanza evidente perché se avesse deciso di rimanere nel centrodestra avrebbe dovuto attendere le decisioni del centrodestra che anticipavo poco fa. Evidentemente il fatto che abbia anche fatto delle scelte che andavano contro le decisioni del governo mi sembrano tutte indicazioni del fatto che le stia guardando altrove, e poi il fatto che i primi ad uscire in modo entusiastico siano stati tutti rappresentanti del centro-sinistra, da Calenda a Sala a Girelli, e tutti sono rappresentanti del centro-sinistra. Il presidente di Regione Lombardia ha infine voluto anche mettere le cose in chiaro riguardo all'appoggio del centrodestra alla sua candidatura alle prossime regionali. Mi sembra proprio che al di là del fatto che il centrodestra, i singoli rappresentanti del centrodestra l'abbiano ripetutamente confermato, mi sembra che a questo punto non ci sia neanche bisogno di una formalizzazione, già era ipsa la cosa, proprio perché loro l'hanno sempre detto. E dopo anni di attesa sono state liberate le case di Haller occupate abusivamente in via Bolla, una grande operazione coordinata dalle forze dell'ordine. A Milano sono state sgomberate le case occupate di via Bolla, da sempre al centro della cronaca cittadina, per i vari episodi di violenza e pericolosità che si verificavano nel quartiere. Un maxi intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco per liberare l'intero stabile che in gran parte era occupato abusivamente da almeno 11 anni. A darne la notizia è l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli. Dopo un lavoro durato mesi, oggi i 156 alloggi tornano ai cittadini, scrive sui social.
social. A breve inizierà anche la riqualifica dello stabile. Grande soddisfazione dei cittadini della zona che da anni chiedevano il ritorno alla legalità, visto che gli occupanti di quella palazzina spesso erano protagonisti di episodi di criminalità. Siamo molto felici del fatto che finalmente questa mattina, dopo 11 anni, si stia sgomberando tutta la palazzina di Via Bolla. Come continuiamo a ripetere, per noi è importante sapere quando partiranno i lavori di riqualificazione di quella palazzina, oggetto di degrado da davvero troppo tempo, perché sarà quella la vera rinascita di Via Bolla e del quartiere Gallaratese. Oggi, dopo un lavoro di 6 mesi guidato dalla prefettura, intensamente chiesto e incoraggiato dal comune, e dopo anni di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia, si compie una svolta vera. Si dice alt all'illegalità e al degrado. Le forze di polizia effettuano lo sgombero di un'intera palazzina di Via Bolla, 156 alloggi, di cui circa 90 occupati abusivamente. Lo ha scritto sulle sue pagine social l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli, postando le foto dello sgombero in atto nella via nota per il degrado e gli episodi di criminalità. Restiamo a Milano con le notizie per una protesta shock nel centro per i rimpatri di via Corelli. Un tunisino di 30 anni si è cucito la bocca con il fil di ferro. Sentiamo. Un uomo si è cucito la bocca con il fil di ferro per protestare e condannare le condizioni disumane all'interno del CPR di Via Corelli a Milano. La foto è stata pubblicata dal gruppo di attivisti Mai più lager, no ai centri di permanenza per i rimpatri, per cercare di riaccendere le luci su una questione che ormai va avanti da anni. Secondo il gruppo, all'interno del centro di Via Corelli è anche in atto uno sciopero della fame collettivo, ma senza che si siano presi provvedimenti medici o di monitoraggio delle condizioni degli ospiti che hanno deciso di non mangiare per protesta. Una persona, scrivono gli attivisti in un comunicato, insieme ad altre 5, nonostante non si cibasse da 3 giorni, la scorsa notte verso le 4 è stata prelevata dal letto mentre dormiva da agenti in tenuta antisommossa, piombati nelle camere al buio, ed è stata deportata. Ormai questa è la regola per evitare proteste. Secondo il gruppo contro i CPR, inoltre, una persona che avrebbe una gamba rotta da almeno 2 giorni sta ancora aspettando di essere portata in pronto soccorso. Un'altra invece, secondo gli attivisti, avrebbe un'infezione alle vie urinarie e brividi, ma ancora non ha ricevuto nessuna cura. Infine c'è il sospetto che dentro il centro di Via Corelli ci siano almeno 2 casi di scabbia. I pacchi dei parenti, aggiungono gli attivisti, per chi è fortunato e ne ha, vengono rispediti indietro anche 2 o 3 volte di seguito, senza alcun motivo. Il cibo anche stasera era avariato. Nessuno conosce i propri diritti, continuano. Nessuno spiega nulla, nessun mediatore culturale, nessun assistente sociale, nessun informatore legale, e da diversi giorni non è più reperibile neppure la psicologa, con le consuete liste d'attesa di decine di giorni. I sedativi scorrono, come sempre, senza nessuna prescrizione medica. Per loro siamo numeri, siamo soldi, ci buttano il cibo e richiudono la porta, peggio che agli animali. Voltiamo pagina, prime critiche al governo Meloni, in particolare al provvedimento relativo ai rave party, non tanto per il contenuto quanto, sottolinea il sindacato della UIL, perché vi sarebbero altre priorità come la sicurezza sul lavoro. I recenti provvedimenti del governo Meloni in materia di ordine pubblico e sicurezza, in particolare la norma contro i rave party, lasciano perplessi la UIL Milano Lombardia. In una nota, il segretario generale Enrico Vizza ricorda la politica l'urgenza di altre questioni che riguardano davvero la sicurezza delle persone e del paese, visto che dai lavoratori dipende l'economia e una serie di costi che lo Stato si assume. Se si guardano i recenti dati INAIL, sottolinea Vizza, la Lombardia fa registrare 133 morti in 9 mesi e 2.394 denunce di malattie professionali. Davanti a questi numeri e osservando il dibattito politico in corso, come UIL non possiamo non intervenire. E lo facciamo per ricordare che questa battaglia va combattuta e vinta. È stata fatta una campagna elettorale dove si diceva che il primo provvedimento da fare era relativo al gas e al prezzo delle bollette. Ci troviamo invece di fronte a una proposta per portare l'uso del contante a 10.000 euro e nel giro di una giornata ad un provvedimento peraltro un po' confuso di contrasto ai rave party.
Bizza rilancia e sottolinea come si debba pensare ai lavoratori. Non è nostra intenzione entrare nel dibattito politico e neanche polemizzare per quanto riguarda la norma sui leave party, però vorremmo che sia dedicata la stessa attenzione che è stata dedicata per individuare le procedure, comunque anche le sanzioni per quanto riguarda i REV, anche ai morti sul lavoro. Purtroppo i morti sul lavoro vanno chiamati con un nome giusto, sono omicidi sul lavoro, quindi è necessario che la politica riporti un'attenzione ai morti sul lavoro e introduca immediatamente dei provvedimenti che vanno a sanzionare come omicidio colposo le morti sul lavoro, perché in Lombardia abbiamo 133 morti dall'inizio dell'anno e a livello nazionale sono circa 790. Insomma, le persone vanno tutelate in tutti i punti di vista. Una bella iniziativa adesso della Guardia di Finanza, che ha consegnato alla Chiesa di Magenta oltre 800 capi d'abbigliamento e più di 9.000 paia di scarpe sequestrate. Un aiuto ovviamente per le persone in difficoltà. Vestiti e abiti, tanti, quelli sequestrati dalla Guardia di Finanza e donati alla Chiesa Magenta. Questo in un momento in cui le associazioni della città sono sempre più attive nel far fronte alle necessità delle persone indigenti. Più di 800 capi di vestiario e più di 9.000 paia di scarpe sono state donate a due enti di carità e solidarietà da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Milano. I beni sono stati sequestrati dalla Compagnia di Magenta nell'ambito di due diverse indagini di polizia giudiziaria per contrastare la ricettazione e la contraffazione ed erano inizialmente destinati alla distruzione. Tuttavia, poiché si trattava di prodotti di buona qualità, si è pensato di proporre all'autorità giudiziaria un riutilizzo per finalità sociali. Infatti i capi d'abbigliamento erano inizialmente destinati alla distruzione. I giudici hanno però concesso questa autorizzazione e quindi è stato possibile effettuare la donazione ai due enti individuati insieme alla parrocchia di San Martino Vescovo di Magenta. Si tratta di realtà da anni impegnate in attività a favore dei più deboli. L'iniziativa è espressione della forte vocazione sociale del corpo e della volontà di essere vicini anche con gesti concreti ai cittadini più bisognosi, nonché di ausilio a chi ogni giorno opera nel settore del volontariato. La cronaca: si è svolto questa mattina l'interrogatorio di convalida dell'arresto nei confronti del quarantenne fermato lunedì scorso ad Abbiategrasso per il reato di rapina aggravata. Il giudice ha deciso per il carcere nei confronti dell'uomo, difeso dall'avvocato Roberto Grittini, e che sarà giudicato presso il tribunale di Pavia. Lunedì scorso l'abbiatense era entrato in una farmacia del centro armato di coltello per farsi consegnare l'incasso, ma è stato intercettato dai carabinieri che lo hanno bloccato, recuperando anche la refurtiva. Nelle ultime settimane si sono verificate altre rapine ad Abbiategrasso, alcune solo tentate. Gli inquirenti stanno continuando le indagini per chiarire le eventuali responsabilità del quarantenne anche per altri fatti, appunto quelli che abbiamo ricordato. Grandi polemiche ancora sul fronte sanitario per il reintegro dei medici che non si sono sottoposti al vaccino anti-Covid, la presa di posizione dell'Ordine di Milano: il vaccinarsi per i medici è un dovere etico. Meno di 300 medici non vaccinati a Milano potranno ora tornare normalmente al lavoro grazie all'abolizione dell'obbligo vaccinale rimosso dal nuovo governo, che nel periodo emergenziale imponeva ai sanitari di vaccinarsi contro il Covid, un provvedimento che ha fatto discutere e che, secondo l'Ordine dei Medici di Milano, non è in linea con i doveri della professione medica. I medici, infatti, indipendentemente dalle leggi, dovrebbero ritenere la vaccinazione un dovere sia etico che deontologico. Diciamo, è una disposizione di legge che potrebbe avere una sua logica nell'ambito di un'emergenza non finita, ma comunque che è molto meno aggressiva di quello che era un tempo. Secondo noi, dico noi perché parlo per l'Ordine dei Medici di Milano, permane un obbligo etico e deontologico a vaccinarsi, perché il medico sarebbe sempre giusto
che si vaccinasse per tutelare il paziente in primis, ma poi anche se stessi, e non togliere forza lavoro e gravare sulle strutture del sistema sanitario se ci si ammala. A dimostrazione dell'importanza del vaccino, nella sede dell'Ordine dei Medici di Milano è stata organizzata anche una vaccinazione dimostrativa sia dell'anti-Covid che dell'anti-influenzale, che ha coinvolto tutti i consiglieri che con i loro esempi hanno sottolineato come la campagna vaccinale debba continuare nonostante al momento la situazione pandemica sembra essere tornata stabile, ed è quindi importante impegnarsi ora in una campagna informativa di promozione della vaccinazione negli adulti. Questo decreto, anche se il ministro e anche il presidente del Consiglio insomma li ho sentiti riaffermare la bontà e la validità delle vaccinazioni, quindi in realtà l'hanno detto che non si doveva avere sfiducia sulle vaccinazioni, però di fatto un po' psicologicamente è ovvio che può aver dato adito nella cittadinanza, nella popolazione, a qualche così minore entusiasmo. Bisognerebbe attuare una campagna di informazione, di comunicazione in questo senso, che ridia la quarta dose, comunque alla vigilanza sul Covid e sulle misure anti-Covid, il ruolo che devono avere ancora oggi. Torniamo a Magenta con le notizie, dove il sindaco del Gobbo incalza sul progetto del nuovo polo scolastico, ma per farlo ha affermato è necessaria la condivisione e l'aiuto da parte di tutti i sindaci della zona. Sentiamolo. Luca Del Gobbo torna a parlare del futuro del liceo Quasimodo. Il sindaco di Magenta si rivolge sia a Città Metropolitana che ai sindaci del territorio con l'obiettivo di arrivare a un nuovo polo scolastico. Per questo i 400.000 euro resi disponibili da Città Metropolitana nel suo piano strategico per interventi di efficientamento energetico non sono sufficienti. Del Gobbo vuole un nuovo polo per una scuola che conta 1.500 ragazzi di 52 comuni del territorio. Sono 400.000 euro per il liceo Quasimodo. Noi ci siamo visti qualche tempo fa, non ero ancora sindaco, però vorrei riportare all'attenzione di Città Metropolitana l'esigenza, e qui ci sono tanti sindaci della zona, di un problema che non è più rinviabile. Quindi la progettazione e la richiesta del finanziamento della costruzione del nuovo liceo Quasimodo Magenta. 1.500 ragazzi di 52 comuni. Noi non possiamo permetterci, questo è un provvedimento tampone, perché abbiamo tantissimi problemi al Quasimodo e ne stanno sorgendo altri al liceo scientifico Bramante. Se per Del Gobbo la vicenda dei finanziamenti prima previsti, poi non richiesti e infine persi, che ha animato la campagna elettorale, rimane un'occasione persa da Città Metropolitana, oggi gli alunni sono troppi per le strutture e ne servono di nuove. Quelle comunali messe a disposizione negli anni non sono adatte, e per questo Del Gobbo ha chiesto a tutti i sindaci e alla ex provincia un lavoro comune per arrivare alla costruzione di un nuovo polo scolastico a Magenta. Il Comune di Magenta è sempre stato a supporto, abbiamo delle sedi che, come voi sapete, il Comune già negli anni trascorsi ha concesso prima alla provincia e poi a Città Metropolitana. Non rientro nelle polemiche preelettorali sui finanziamenti persi, se era giusto o era corretto, rimango della mia idea, un'occasione persa. Mi aspetto davvero da questo punto di vista di condividere con i miei colleghi a breve un progetto, una richiesta di finanziamento e finalmente la costruzione di un liceo nel 2022. Questi ragazzi non possono rimanere in queste sedi provvisorie. Ci sono problemi grossi come quelli di riscaldamento, il Comune, ripeto, ha sempre fatto la propria parte, però questa volta credo che con tutti i sindaci del territorio, sono 52 i comuni che vedono i propri ragazzi frequentare questo liceo, dobbiamo, come dire, tutti insieme, supportando il lavoro di Città Metropolitana, metterci a lavorare. I temi del lavoro, con l'ennesima emergenza denunciata a Milano da Confcommercio nel settore del terziario. Manca il personale, ma non si trovano possibili candidati. Il 58% delle imprese del settore terziario vuole assumere, ma 8 su 10 non trovano personale. Secondo le oltre 600 aziende intervistate dalla Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza, mancano soprattutto camerieri, commessi, cuochi e addetti alle pulizie. Sempre secondo il sondaggio, il reddito di cittadinanza è indicato dalle aziende come ostacolo più importante alla nuova occupazione. C'è un dato oggi
che è uscito da parte dell'Istat di un incremento della disoccupazione giovanile, e quindi c'è un tema dei giovani che abbiamo tutti degli aspetti contrattuali, che ahimè il costo del lavoro è un tema fondamentale importante, il costo maggiore a livello aziendale, e oggi assumere un dipendente, anche se giovane, ha dei costi. Quindi il primo tema è un tema di abbattimento del costo fiscale contributivo aziendale, perché possa avvantaggiare l'assunzione di giovani. Penso al famoso contratto di apprendistato, ad esempio, dove c'è l'esonero contributivo. E poi però c'è un altro aspetto fondamentale, che il tema dei sussidi è un'argomentazione che inevitabilmente ha drogato il mercato. Perché? Perché oggi, facendo due conti, un giovane o non un giovane, percependo il reddito di cittadinanza oppure un lavoratore in prossimità della pensione andando in NASPI, gli conviene sostanzialmente non lavorare, percepire il reddito e ottenere il medesimo risultato. Questa è una situazione che, insieme al primo aspetto del costo del lavoro, inevitabilmente comporta una distorsione del mercato, e quindi comporta che quando aziende necessitano di determinate figure professionali, soprattutto nel mondo della ristorazione, della filiera, del turismo, non trovano personale. È una situazione che riguarda i giovani per i motivi di neoassunzioni, ma riguarda anche, diciamo, lavoratori qualificati. Abbiamo situazioni di lavoratori che arrivano a un anno dalla pensione. In questa situazione fanno due conti e dicono al datore di lavoro: se io risolvo il rapporto di lavoro andando in NASPI, prendo l'80% del mio stipendio, un anno me lo faccio in NASPI, poi mi arriva la pensione e di conseguenza non mi conviene andare a lavorare, e soprattutto fare un lavoro che, quando si lavora nell'ambito della ristorazione, sono lavori faticosi, non c'è sabato, non c'è domenica, ci sono turni, e di conseguenza questi aspetti incidono su una carenza di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Paradossalmente, mentre le imprese in città tornano ai livelli pre-pandemia, con un turismo sempre più forte in città, la mancanza di personale mette a rischio il business della ripresa. Situazione del regolamento di occupazione solo pubblico, ampliamento delle occupazioni solo pubblico in virtù della pandemia, esenti da COSAP, adesso sono tornati, per cui il classico ristorante di 30 posti ha 20 posti anche all'esterno. Non trovando personale, in questo caso di camerieri, piuttosto che far brutta figura col cliente e farli aspettare eccessivamente, non hanno rinnovato l'occupazione solo pubblico esterna. Quindi inevitabilmente sì, cioè questo tipo di assenza di qualifiche professionali incidono sul tipo di attività di impresa e incidono anche sul lavoro. Di conseguenza è un tema che va risolto, soprattutto su Milano, dove siamo tornati a dei valori, dei numeri turistici pre-pandemici. Cambiamo argomento. Oggi 3 novembre, giornata delle biosfere UNESCO, una giornata celebrata dal Parco del Ticino. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di richiamare l'attenzione generale su un ruolo guida che le biosfere dell'UNESCO svolgono per il rispetto dell'ambiente, mantenendo il delicato equilibrio tra la conservazione delle risorse naturali e l'attività umana. Il 3 novembre è infatti da quest'anno la giornata internazionale delle riserve della biosfera. Oggi 3 novembre si celebra la Giornata Internazionale delle Riserve della Biosfera. È un appuntamento fondamentale per queste 738 riserve che sono istituite in 134 stati a livello europeo. Quindi l'idea di riserva della biosfera, che caratterizza anche il nostro territorio con la riserva della biosfera Ticino Val Grande Verbano, divulgato, reso disponibile e reso fruibile per tutte le popolazioni residenti e non solo. Un appuntamento che riguarda molto da vicino anche il Parco del Ticino, ente fra i principali nel territorio, con il compito di preservare e valorizzare il patrimonio naturalistico del fiume e dei comuni limitrofi. A partire da quest'anno le riserve di biosfera sono state infatti riconosciute nell'ambito del programma Man and Biosphere dell'UNESCO. Noi, in occasione di questa
giornata, metteremo online, stiamo mettendo online in questo momento il nuovo sito della riserva, che nasce proprio con la logica di far comprendere tutti i contenuti e tutte le possibilità che vivere in un territorio con queste caratteristiche offre. Aggiungeremo poi una serie di iniziative con un coinvolgimento delle scuole, con dei video, utilizzando i canali social e così via, per celebrare al meglio questa data importante. E questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ricordo come sempre gli appuntamenti della prima serata con il direttore Stefano Calvi, Politica La Parola, subito dopo qui in Regione con tutte le ultime notizie da Regione Lombardia. Adesso il meteo, noi torniamo come sempre dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.